che dire, abbiamo riportato l'oro olimpico a casa, quindi nel posto giusto in Italia. Abbiamo dovuto aspettare 9 anni lunghi, abbiamo saltato la qualifica di Rio e quando sono stato nominato direttore tecnico nel 2017 il presidente mi ha dato un incarico molto importante, quello di riportare la squadra seniores al giusto livello internazionale. Bellissimo, ambizioso, ma un compito anche gravoso. Io adesso mi sento di poter dire che grazie al mio staff, e qui c'è Giovanni Lovinto che lo rappresenta in pieno, posso permettermi di affermare che non sono per niente sorpreso del risultato di Vito. Sapevo che saremmo andati a prenderci qualcosa di grande e anzi la cosa che più mi rammarica è il mancato risultato di Simone, perché anche lui aveva nelle gambe il podio olimpico. Questo è il taekwondo italiano e penso che lo sarà ancora per un bel po'. Ovviamente sono due poli opposti, l'essere atleta e l'essere tecnico significa rappresentare due facce della stessa medaglia, però sono due facce opposte, quindi io in questo momento ho pianto, penso di aver pianto per la grande gioia, ma soprattutto per aver compensato un qualcosa che da atleta ognuno di noi che ha avuto la possibilità di vincere, di vivere l'Olimpiade, manca nel momento in cui non riesce a prendere la medaglia. Quindi io ringrazio Vito perché ha completato il mio percorso da atleta, anche sono passati 21 anni, mi sento completo adesso, questo è il motivo delle mie lacrime.